Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale Le Cronache della Bellezza. Come state? Spero che stiate tutti e tutte bene. Allora, oggi ho deciso di parlarvi di un problemino che ho avuto alla pelle proprio davvero negli ultimi 15 giorni. In pratica lo sapete meglio di me, ormai si passa da temperature quasi estive a temperature invernali con tanto di neve. E probabilmente anche a causa di questo sbalzo di temperature e del fatto che c'è stato anche molto vento, almeno nella città dove abito io è molto ventoso, la mia pelle ha avuto davvero un mini shock. Ha avuto un mini shock e quindi ha iniziato a soffrire tanto. Al di là poi del fatto che io abbia molto probabilmente a questo punto una malattia autoimmune che interessa anche gli occhi, e quindi per questo motivo che quest'occhio ha avuto per l'ennesima volta un grosso episodio infiammatorio che ha richiesto collirio cortisonico, con il quale sono ancora in terapia. Insomma, non vi sto adesso a fare tutta la diciamo il panegirico, con tutta la storia di questo mio stato di salute, che poi risulta anche essere tanto pesante e noioso, però vi stavo dicendo, per riprendere un po' il filo del discorso, che la mia pelle ha iniziato a dare i numeri più del solito, ecco, diciamo così. Quindi è diventata ancora più sensibile, ancora più, ho sentito proprio prurito, ho iniziato ad avere addirittura eczema sul contorno degli occhi, e infatti era un po' che sentivo che il correttore di Kiko, quello un po' pigmentato color pesca, mi bruciava, quindi sentivo questo. E addirittura è arrivato, oltre a questa mega allergia, mega diciamo episclerite, è arrivata anche l'allergia vera e propria sull'epidermide. A quel punto mi sono detta: qui devo assolutamente andare in parafarmacia. Dopotutto mi riesco abbastanza ad informare, ho fatto un po' di ricerche e ho visto appunto che potevo sicuramente andare in parafarmacia. Io del resto ho una Coop, come vi dico spesso, che si trova abbastanza vicino. Io abito in salita, insomma in collina, però basta scollinare e trovo questo grande Coop. A quel punto, nel reparto parafarmacia, sono riuscita a individuare ciò che secondo me faceva il mio caso, e quindi facendo molta attenzione a non esagerare chiaramente coi prezzi, ma trovando anche un giusto equilibrio tra qualità e prezzo, ho deciso di acquistare pochi prodotti, ma come si dice, buoni, ai quali ho abbinato degli altri prodotti che avevo già in casa. Ve ne parlo molto volentieri, perché sono anche consigli che davvero vi do con il cuore. Voi sapete che io faccio questo mestiere, quello diciamo di che non è un mestiere, in realtà è un hobby, però di farvi vedere, no, quali che sono le mie scoperte, le mie passioni in campo beauty, proprio perché è qualcosa che mi interessa, che mi piace condividere, mi piace tanto condividere con voi. Per cui è quello che adesso andrò a fare. Allora, ho trovato innanzitutto in forte sconto, 4 euro, vi ho detto tutto, un detergente della linea Xeracalm di Avène, che ora vi farò vedere più da vicino. È un detergente molto particolare, perché in gel olio, è un olio gel. È trasparente, con un profumo quasi impercettibile ma molto delicato e buono, ed è un gel, un cleansing, quindi per le pelli sensibilizzate, secche, e va bene sia per viso che per corpo. Io lo utilizzo per il viso. Xeracalm Nutrition, perché è proprio quello per cui è destinato, quello per cui è fatto, e cioè apportare quanta più nutrizione e idratazione possibile alla pelle, quindi evitandone il disseccamento e via dicendo. Io questo prodotto lo sto amando, ve lo dico, lo sto adorando, lo sto utilizzando non solo la mattina, a volte anche la sera. Si può emulsionare con un po' d'acqua e fa come una lieve schiuma. Lo trovo confortevolissimo all'uso. Mi sento di consigliarlo a chiunque abbia soprattutto pelle matura e secca e sensibile. Proprio è fantastico, eccezionale, mi piace proprio a livelli extra. E se lo trovo ve lo lascio giù in info box, anzi sicuramente lo trovo, ve lo lascio giù in info box, perché secondo me è da provare. Un altro prodotto che io ho amato, ho adorato, al quale ho dedicato un intero video, o meglio ne ho parlato in un video,
è questa crema che ora vi vado a fare rivedere di Eufydra Skin Progress System, crema antrietà iper idratante. Scusate se ogni tanto mi impappino oggi, ma sarà la pioggia. Questa è veramente una crema che per me è davvero un mai più senza, non lo dico per dire, lo dico perché veramente io ormai ne ho un bisogno assoluto. Ha una profumazione che io adoro, ha una consistenza, anzi vi faccio vedere, ha una consistenza magnifica, paradisiaca, perché è una consistenza che non è troppo grassa ma non è neanche gel, è veramente come un balsamo però senza avere la untuosità e la pesantezza di un balsamo, quindi non saprei come descrivervela. Vi faccio vedere che si assorbe abbastanza velocemente, chiaramente apporta una quota idratante ma anche lipidica sostanziale, anche se non assoluta. Io veramente la metto a mo' di maschera la sera, soprattutto prima di andare a dormire, credetemi, ne metto due strati, ma proprio ben pesanti qua. Anche questa 9,90€, solo alla Coop riesco a trovare questa crema. E poi ho fatto una grandissima scoperta, ragazze, un contorno occhi eccezionale, Bioniche Defense Eye, crema anti occhiaie illuminante, cioè più di così veramente che cosa si può volere. Vediamo se riesco a metterla a favore di camera. Questo è il contorno occhi che mi ha davvero conquistata, e io da quando lo uso non ho più questo prurito e non ho neanche più l'eczema, cioè secondo me è veramente miracolosa. Allora vi faccio vedere un pochino più da vicino, sempre se riesco. Come vedete sto approfittando della luce che c'è oggi, pur essendo brutto tempo si riesce abbastanza insomma ad approfittarne, e vi faccio vedere proprio la consistenza, praticamente gel, non è trasparente ma è proprio quasi gel, che però al contempo vi lascia una buona idratazione e vi fa sentire davvero in comfort. Rischio davvero, ragazze, di essere ripetitiva, noiosa, perdonatemi, vi prego, ma davvero io questi prodotti li sto adorando, cioè meno male che ci sono, perché mi stanno tenendo sotto controllo questa enorme sensibilizzazione che sto avendo in questo periodo della mia vita. Io non so davvero cosa ho fatto per avere tutti questi episodi di infiammazione ricorrente e recidivante, diciamo così, agli occhi, alla pelle e via dicendo, però sento che questi a livello cosmetico riescono a tenere sotto controllo. Poi un prodotto che ho ripreso da casa è questo trattamento in crema di Kiehl's all'avocado, che ogni tanto mi ha aiutata per tenere un pochino sotto controllo gli occhi, cioè il contorno occhi, prima di acquistare questo contorno occhi, perché sapete io mi sono ritrovata praticamente dal giorno alla notte con un'immensa allergia. Avevo solo fatto, vi dico solo questo, una piccola pulizia domenicale pulendo 3 cassetti del bagno, buttando ciò che era da buttare. Ho avuto una reazione esagerata, rinite, allergica, e poi questi occhi che hanno iniziato appunto soprattutto questo a farmi male. E poi vi faccio vedere cos'altro ho utilizzato che avevo già. Ho preso questo tonico che ha un nome infinito, quindi perdonatemi, ora ve lo leggo: The Therapy Vegan Blending Toner Tonifiant Mélangé. Quindi è di The Face Shop Clean Beauty, bifasico da shakerare con olio d'oliva e con dei principi attivi naturali, che viene direttamente dalla Clean Beauty della skincare coreana. Questo lo trovate su YesStyle, è davvero ottimo. Meno male che avevo questo tonico per fare proprio un po' da... Avete presente quando prendete il cotone, le compresse di cotone, e mettete questo tonico freddo e lo lasciate proprio in posa più e più volte, perché sentite il bisogno di fare come delle pezzature. Ecco, io ho fatto così, questo mi ha calmata all'istante. Poi cosa ho usato? Beh, questo
Lo sapete, è il mio rimedio veramente di sempre. Credo che non ci sia un video in cui non ve l'ho fatto vedere quando c'era bisogno di parlare di situazioni danger. Sika Per Dr. Jart ormai è una garanzia, è questa crema alla sika e quindi alla centella asiatica, estremamente fondente, estremamente rigenerante contro i rossori, contro il prurito, contro le dermatiti, contro la secchezza, è veramente un qualcosa che secondo me tutti noi dovremmo avere in casa, proprio come certe creme, certe pomate, no? Che ci aiutano quando c'è l'SOS. Quindi questo è un pronto soccorso da avere sempre. E poi mi sono potuta avvalere per fortuna di alcuni prodotti sul momento che appunto mi hanno aiutata. Questa è la fantastica crema viso lifting istantaneo di Eco Bio Boutique, che ha una morbidezza, una profumo, ti avvolge come una carezza questa crema, e quindi è quella che avevo messo appunto subito per tamponare questo rossore. Oltre a Sika Per, ve la faccio vedere un pochino più da vicino, sperando chiaramente che la fotocamera voglia fare la brava. E poi mi sono anche aiutata con questi altri due prodotti. Questo è il latte detergente nutriente, sempre di Eco Bio Boutique, che proprio per essere così ricco, così cremoso, così lenitivo, mi ha aiutata proprio a detergere il viso prima che acquistassi il prodotto di Avène, il cleansing di Avène. E poi il Pro Eye Lift, crema contorno occhi anti-età, sempre dello stesso marchio, è talmente spumosa, leggera ma lenitiva, che proprio quando ho avuto quella sera i primi segnali proprio dell'eczema, ho messo. Io ancora in questo periodo sto utilizzando questi prodotti, non ne sto usando altri, proprio perché sento che la mia pelle ha bisogno di calma, non so voi come siate messi a pelle con tutti questi cambiamenti di clima, ma credo che tanto dipenda anche dall'età, da quello che stiamo passando a livello psicologico, da tante cose. Ecco, non credo assolutamente che ci sia qualcosa di standard per ognuno di noi. Bisogna proprio personalizzare tutti i trattamenti, tutto ciò che noi mettiamo sul nostro viso, tutto ciò che noi anche assumiamo a livello di integrazione. Per me in questo momento è il momento di fare questo, e spero che comunque tra un mese e mezzo, quando spero tutta la questione lavorativa avrà un attimino più di sit down e quindi ci sarà un attimino di calma, di pausa estiva, potrò tornare un attimino ad essere più rilassata, speriamo. Questi quindi, ragazze, sono i prodotti che davvero in questo momento mi stanno salvando letteralmente la pelle. Fatemi sapere quali sono i vostri, perché sono certa che voi ne abbiate. Se avete provato qualcuno di questi prodotti, fatemelo sapere, perché sono molto interessata, vorrei sapere come vi trovate, come vi siete trovate. E vi ricordo che vi potete seguire su Instagram, mi potete seguire chiaramente qui sul canale, anzi iscrivetevi perché mi fa piacere, così aumentiamo la nostra community. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, e tutto ciò che trovo ve lo lascio in info box. Noi ci vediamo alla prossima, aspetto i vostri commenti al prossimo video. Ciao!